Stiamo vedendo, speriamo di sentire subito, vediamo uno davanti all'altro, Renzi e Grillo, c'è anche Di Maio, oltre a D'Incà, che è il primo che vediamo, e Sant'Angelo sullo sfondo è da una parte, quello più vicino a noi è Graziano Del Rio e poi c'è Guerini semicoperto da Renzi. Queste sono le prime immagini che ci arrivano dall'interno della sala della riunione. Vediamo se c'è, ancora non c'è audio e ovviamente... Finché ci sono i preliminari non c'è audio. Vedete avete visto passare il più graduato dei funzionari, degli uscieri di Montecitorio, quello che sedò peraltro una rissa tra Speranza e Di Battista, quindi esponenti dei due. Sentiamo l'audio. La consultazione, avremmo naturalmente preferito che questo incontro fosse stato fatto anche col Presidente della Repubblica, ma per quello che ci riguarda intanto prendiamo. Questa è una valutazione che avete fatto voi e ci fa piacere anche che tu sia presente personalmente, cosa di cui ti ringrazio a livello personale. Vi raccontiamo che cosa vogliamo fare e vi diciamo da subito che per quello che ci riguarda noi non vi chiediamo alcun accordo vecchio stile, nessuno, nel senso che non siamo a chiedervi il voto di fiducia, non siamo a chiedervi un Mi governo stai come... spiazzando, Matteo. Non te l'aspettavi, Mi la stai verità. spiazzando con questa estrema gentilezza che non mi chiedi nulla, allora perché siamo venuti. Siete lì? Allora, cosa c'è? Cosa c'è? Togliete le microspine. Vanno in Scusate, questo stiamo tornando indietro. Cos'è? Sì, però gentilmente se fate sapere che... Ti racconto che cosa vogliamo fare. Abbassate per piacere, grazie. Grazie mille, molto gentile. Primo punto. Vedo tosto Fantastico, Di Maio. ma fantastico, sai che napoletano, una meraviglia, Istituzionale. ma sai abbiamo uno che si chiama Fico, alla RAI, che quest'anno aveva un rimborso spese di 30.000 euro per la vigilanza, sai quanto ha speso? 183 euro, e secondo me ha fatto una crestina di 2-3 euro, Bene. ma vero, Ti abbiamo bisogno, raccontiamo che cosa dimmi, vogliamo sì, fare dimmi. nelle prossime, diciamo nei prossimi 4 mesi. Noi abbiamo il semestre europeo a luglio e avendo il semestre europeo a luglio l'obiettivo è quello di arrivare a questo appuntamento per ragionare di un'Europa diversa. Non credo che la pensiamo allo stesso modo, però vogliamo anche noi cambiare l'idea di Europa e provare a farlo avendo sistemato le cose in casa, avendo fatto i compiti a casa. Che significa? Uno, portiamo in discussione al Senato, cioè al Senato, giusto? Il disegno di legge Del Rio sulle province su cui alla Camera voi vi siete espressi, avete fatto ostruzionismo. No, forse non Ma avete fatto no, ostruzionismo, avete votato contro, posso, chiedo molto scusa. tranquillo, No, sono perfetto, stato cioè, contro. è stato Posso un errore, vi ho interrompere un confuso. sacco, perché i No, piani, no. i Aspetta, però programmi. fammelo dire prima, poi mi Ma perché i interrompi dopo. programmi non sono venuto qua a parlare di programmi. I programmi non sono Si in gioca un ballo po' per uno, adesso. beh, però bisogna parlare io, poi parliti, facciamo un po' per uno per correttezza. No. No, non è possibile. Mi No, fai finire aspetta, di parlare no, e poi vedi. io dico questo. Io sono venuto qua per dimostrarti qualcosa in una maniera E educata, ti sono grato. gioiosa, emotiva, appassionante. Ed è la prima volta che mi succede di non dare la fiducia a una persona come te, ma non perché sei tu, per quello che rappresenti. Tu rappresenti le banche, i poteri forti, dici una cosa, poi la smentisci il giorno dopo. Sei un ragazzo giovane, ma nello stesso tempo vecchio. Io ti ho preso molto in giro, se ti sei offeso mi Non mi pare di essere dispiace. offeso. Ci siamo fatti delle battute Mai, insieme. no, e siamo Però campioni tu su questo, sei, mai offeso in vita noi mia. siamo Mi hai dato di all'opposto ebete e io ho vostro. sorriso alla grande. All'opposto vostro, noi siamo i conservatori qua, noi vogliamo l'acqua pubblica, tu la vuoi privatizzare, vuoi vendere l'Eni, l'Enel, vuoi svendere la nostra sovranità, noi la vogliamo mantenere. Tu parli di Europa, ma l'Europa va cambiata perché si Beppe, cambia in stop, Europa per scusa cambiare Beppe, ci l'Italia. arriviamo subito su tutti i punti, ti chiedo Ma soltanto io un non voglio. passaggio. Scusa. Stop. No, però questo non è il trailer del tuo show, No, Beppe. non è uno Non so show. se sei in difficoltà sulla Ma prevendita, va. vorrei che prima tu ascoltassi, se sei in difficoltà sulla prevendita Sì, ti diamo una mi dai mano. una mano, dai, fammi Questo una cortesia. non è Ma ti Sanremo. mando degli omaggio. No, No, io ma lascia perdonami stare. Beppe, Il posso? Scusami. fatto di dire i tuoi Sono... programmi, tu sei una Fammi... persona non credibile. Benissimo, Quindi perfetto. qualsiasi cosa dici non è credibile da parte Benissimo, mia e da Beppe, parte dai, nostra. vai avanti tra sì. No, non vuol Perdonami, dire, scusami, io siamo parlo stati in con lui, mezzo. io parlo con lui. Buoni, andiamo con ordine. Tu pensa alla Beppe, differenziata Reggio Emilia? appunto, la Sì, nostra differenziata. sì, sì, Siamo stati sì. anche a Firenze. Sì, Quanto sì. è la differenza tra Reggio Emilia e tu? 60. Sì, Perfetto. bravo, bravo. Benissimo, Hai fatto una bella cosa. 52.
Bene, allora fate i sindaci, ma facciamo i sindaci. Siete stati eletti per fare i sindaci, non per fare queste cose. Se io ti do il voto per fare il sindaco, fai il sindaco. Noi, ecco, allora finisci anche lui. Però io ti sento, per educazione. Bene. Perché il gesto che hai fatto è stato un gesto che io rispetto. Non voglio ti segnalo soltanto che io per i tuoi spettacoli non ho mai chiesto l'omaggio perché sono sempre venuto. No, siccome mi sono sempre venuto. Tu gli spettacoli in televisione, non li faccio io. Sai che non giro canale ogni volta che giro ci sei. E fai la macchietta. Una volta dici mai fare le scarpe a Letta e poi è successo quello che è successo. Mai andare al governo senza le elezioni. Poi dici entro il 15 la riforma elettorale. Non sei più credibile perché rappresenti della gente che noi siamo i nemici fisici di questa gente. Tu hai visto ieri che è successo? Due ragazze si sono uccisi per mancanza di posti di lavoro. No, guarda, questo problema del dolore, lascia stare, io ci sono in mezzo. Tu hai una cosa meravigliosa, tu fai un copia e incolla di cose meravigliose, hai delle idee straordinarie, prendi il camper, chi te l'avrà detta questa idea bellissima, poi giri in bicicletta, giri con la macchinina, ti attorni, vai in mezzo alla gente e dici non ho bisogno della scorta, perché la mia scorta sono i cittadini. Ecco, meraviglioso, hai delle idee bellissime. Non ti faccio parlare, io sono venuto a manifestarti la mia totale, la nostra totale indignazione a quello che tu rappresenti. Perfetto. Il sistema che rappresenti. Benissimo. A noi non ci interessa, perché noi faremo degli errori, ma siamo coerenti con quello che diciamo. Io se ho detto non prendiamo soldi, abbiamo rinunciato a 42 milioni, tu hai detto risparmiamo un miliardo col Senato. Non è vero, perché il Senato costa 560 milioni, posso, non Beppe, un miliardo. Se, poi Beppe, abbiamo Beppe, metà stipendio. Ascolta, no, fammi sentire. No, poi parli tu, poi non parlo più. Allora, abbiamo rinunciato allo stipendio, metà stipendio, fatto un conto per la piccola media impresa. Non voglio neanche spiegarti il nostro programma, perché ce l'hai preso una metà e ti faccio tanti auguri se lo riesci a mettere in atto. Benissimo. Però il fatto che tu non sei più credibile, perché rappresenti De Benedetti, rappresenti gli industriali, rappresenti gente che ha disintegrato questo paese. Puoi essere giovane, ma non sei giovane. Parli, l'altra volta ti ho sentito dire, per esempio, no, basta andare al bar qui fare rinfreschi. L'hai detto, non facciamo rinfreschi, è una politica nuova. Posso, l'hai detto Beppe, tu. Posso. Bellissimo, quando eri presidente della provincia hai speso 20 milioni in rinfreschi in 5 anni. Non è vero. Allora, teniamo ben presente. Io non voglio parlare con te. Voglio parlare con lui. Poi io e te ci mettiamo al bar e ci abbracciamo e parliamo di figli. Io con lui voglio dire che la nostra stima non ce l'ha. Noi siamo i conservatori. Vogliamo l'acqua pubblica, lui la vuole. Vogliamo la sanità pubblica. Vogliamo la. Beppe, è quella di prima. Basta. Vogliamo la sanità. Tu vuoi fare TAV, grandi lavori, sì, cemento. Perfetto. Basta. Non hai neanche un'idea di come potrebbe essere il mondo. No. Non ce l'hai un'idea. Sono d'accordo. Passare dalle rinnovabili alle rinnovabili. Non sai neanche cosa sono. Se io parliamo di queste cose, non sai neanche cosa sono. Allora, parliamo di cose. Io rimango, siccome tu ti tieni la parola. Ti do un minuto, però. Non ho tempo per te. Non hai tempo. Non abbiamo tempo Beppe, per voi. Infatti, scusami, Beppe. In un minuto. No, ma io non sono democratico. Però un minuto, dammela. Ma non sono democratico con voi. Sì, scusa, tu mi dai un minuto. Tu segui perché il tuo popolo... Se mi parli di spettacolo ti interrompo. Allora. Tu faccio come Gaspari, Se no sei un incrocio, nemmeno tra Gaspari, sei un incrocio tra Gaspari e la Biancofiore in questo momento. Quindi, allora, bene. Mi dai un minuto, prendo un minuto e poi ci salutiamo, se questo è l'obiettivo. Il minuto te lo dico così. Sei qui perché il tuo popolo sul tuo blog... No. Il tuo popolo sul tuo blog ti ha detto che dovevi venire quando tu avevi detto il contrario. Io in 30 secondi... In 30 secondi ti dico, noi vogliamo superare le province, il Senato e il titolo quinto. Non è vero. Il disegno di legge tuo, del Rio volete superare. Luigi, se vogliamo discutere nel merito, Signori, ne parliamo volentieri. No, Beppe, perdonami. Io capisco il tuo. Io dico cosa posso dire, cosa non posso dire. Bravi. Stiamo parlando di uno dei più grandi. Sta cercando di provocare. No, non ti sto provocando. Ascolta, Beppe. Sei un ragazzo. Io ho 40 anni di mestiere, se volessi provocarti. Io sono uno di quelli che pagava il biglietto. Ascoltami. Insieme a un pregiudicato, insieme a Verdini, che è uno della massoneria di Firenze, a fare la legge elettorale. Tu sei una persona
buona che rappresenta un potere marcio che noi vogliamo cambiare totalmente. Beppe, quindi almeno un minuto me lo devi dare. Non te lo do più. Ah, caro Federico. Allora, vado, caro Beppe, se questo era e ti dico con gioia, ti comunico che non abbiamo nessun tipo di fiducia in te e non abbiamo assolutamente nessuna fiducia nel tuo sistema. Benissimo. Io non sono più democratico con una persona come te. No, non lo sei mai stato, per cui non è un problema. Perché bypassi il Parlamento, fate decreti legge. Io faccio decreti legge. Non sono mai entrato in aula ancora, Beppe. Fermati. Luigi, il tuo sistema, scusa, non sono buone. Perdonami Lorenzo. Beppe mi ha dato un minuto. La gente come cosa c'è, cos'è un decreto legge, che cosa ci mettono dentro. Nel femminicidio ci mettono la TAV, allora devi votare, Beppe, tutto insieme i pacchetti. Caro Beppe, 7 miliardi e mezzo alle banche, l'avete dato. Esci da questo partito. Blog, Beppe, no, esci da questo streaming. Questo è un luogo dove c'è il dolore vero delle persone, smettila dolore, su questo tema. C'è bisogno di affrontare le questioni reali. È finita, cara. È finita. Buona giornata, è stato un piacere vederti. È stato un piacere per tutti. Ti do la mano. Grazie. E spero di vedervi in altre sedi. Ricco di contenuti, come abbiamo visto. Rubiamo queste ultime immagini, insomma, eccole qui, sono praticamente finite le immagini dall'interno dell'aula, della sala in cui si è svolto l'incontro, e qui siamo già nella sala adiacente, che è quella da cui dovrebbe uscire.